Ciao ragazzi, benvenuti a questa nuova app, si chiama LibriVox. Potete trovarlo sul Play Store, ovviamente tutto gratuito, lo potete usare solo con internet perché non va in offline. E è un'applicazione per gli audiobook, quindi dove potete ascoltare. Ci sono molti libri, alcuni si scaricano di recente, come La Metamorfosi, La Divina Commedia, Fulmetto e Pascal ed altri. C'è il catalogo, poi sono i vari aggiornamenti, commedie. Ah, vedete, se io per esempio scarico questo qua, che si chiama Cavalleria al Pizzicano, ovviamente c'è il play, potete fare un po' di roba. C'è la descrizione, dove potete ovviamente dare la vostra giudizio, il contenuto. Ci sono i vari capitoli, descrizione c'è. Poi potete andare qui, vedete, dormire, condividi preferenze, scarica, poi c'è scarica dove potete scaricarlo come MP3 per ascoltare in offline. Molto interessante questa applicazione per chi come me gli piace leggere, quindi io spero che questa applicazione comunque, vedete, non è che sono tanti libri, perché comunque ci sono. Ora li vediamo un po' tutti insieme, così li commenteremo, mi sembra basta. La musa del Dams. Abbiamo Pirandello, Manzoni, Pirandello, Jean La Fontaine, con alcune favole della Fontaine, Pirandello, Tanamori, dall'Alice abbiamo la Cavaliera Rusticana, poi abbiamo visto Kafka prima, Massimo Ruberti, Pirandello Machiavelli con appunto Il Principe, un classico, Giovanni Francesco Strapaola, Floyd Brown. Ancora Pirandelli, Gozzano, il vecchio dio di Pirandello, ovviamente tutti gli altri di Pirandello, ovviamente, vedete, Francesco Petrarca con il canzoniere, vabbè, molto famoso ovviamente, Dante Alighieri, ovviamente Dante con la vita nuova, Pascoli, grande Pascoli, con sì, tutti quelli di Nino Campana, tutti comunque grandi della letteratura, il grande Leopardi, Giovanni Verga, De Amicis, Barili, De Leda, la grande De Leda, Grazia De Leda, Speroni, insomma tutti i libri che dove voi potete scaricare e ascoltarlo nelle vostre preferenze, magari mettere a lavorare. Detto questo, vi do appuntamento alla prossima app che spero di trovare a breve. Ciao!